Ciao a tutti, buonasera e bentornati a Prevediamo con Matteo e... Un saluto a tutti anche da Martino. Come vedete questa location open space dal bar Gran Bar Italia, Gran Bar Italia e Goldoni. Siamo di nuovo qui per una nuova puntata di Prevediamo. Dove ci eravamo lasciati l'altra volta, Matteo? Ma mi pare che nel nostro diretto confronto tra i vari prodotti di accumulo ci eravamo fermati sulle possibilità di riscatto anticipato nei vari tipi di prodotti, no? Ecco, quindi avevamo visto, facendo proprio un brevissimo riepilogo, accumulo assicurativo, non assicurativo e fondo pensione, esatto, partendo con una base uguale per tutti e tre i tipi di prodotto di 100 euro. Esattamente. Riscatto. Allora, riscatto nel prodotto... Allora, diciamo che in linea di massima è riscatto nel prodotto assicurativo, eseguibile totalmente o, definiamo prestito, un riscatto parziale, dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dalla decorrenza della polizza. Mentre per il prodotto non assicurativo d'accumulo abbiamo le stesse possibilità dopo 3 anni, mentre per il fondo pensione lascio a te. Il fondo pensione, come abbiamo detto l'altra volta, avevamo appena accennato a delle regole un attimino forse più rigide, nel senso che il fondo pensione permette di prendere, chiamiamoli prestiti, solamente in ipotesi prestabilite. Allora, trascorsi gli 8 anni, perché devono trascorrere almeno 8 anni dal momento in cui si è aperto il fondo pensione, quindi dal momento in cui il contratto è partito, in sostanza bisogna che siano trascorsi almeno 8 anni per chiedere un prestito. Percentuali del prestito e motivazioni del prestito, anche perché occorre che ci sia una motivazione. Fino a un 30% si può prendere un prestito per motivi qualsiasi, qualunque sia l'esigenza e la natura del prestito. Oltre il 30%, cioè al 75%, occorrono dei motivi specifici, ossia acquisto prima casa per sé o per i figli e spese sanitarie di una certa ovviamente rilevanza. Altro discorso è, si possono prendere fino al 50% dei soldini che sono dentro il fondo pensione nel momento in cui il soggetto rimane per più di un anno senza lavoro. O nell'altra ipotesi, dopo 4 anni di disoccupazione, si può prendere il 100% del capitale che c'è dentro appunto nel fondo pensione. Quindi diciamo ha delle regole un attimino per sua natura stessa, perché è quasi fisiologico, altrimenti non si chiamerebbe fondo pensione, ha delle caratteristiche, delle regole un attimino più rigide per quello che riguarda il prestito. Mentre nelle altre due ipotesi, ossia quella assicurativa e non assicurativa, il prestito in sostanza si può fare nel momento in cui ci sono delle difficoltà, insomma. Un aspetto interessante, ci sono delle penalità nel momento in cui si fanno prestiti? Allora, diciamo che nel caso dei piani assicurativo e non assicurativo, le penalità non sono nient'altro che una componente legata a, ovviamente, i costi del prodotto per la durata per il quale abbiamo stipulato questo prodotto e ovviamente anche in rapporto al rendimento. Quindi diciamo che è ovvio che nel momento in cui noi andiamo a stipulare un contratto di 20 anni e pretendiamo di, non parlo del prestito perché il prestito comunque parte già da una percentuale inferiore e comunque quello si può prendere e basta, però parlo di riscatto. Riscatto significa chiusura anticipata di un contratto è un impegno reciproco delle parti e di conseguenza la parte che viene meno viene penalizzata. Ovviamente tanto più io sarò avanzato nel mio piano d'accumulo, tanto meno ovviamente avrò delle penalizzazioni, fino a raggiungere comunque un punto di equilibrio, definiamolo così, nel momento in cui ho superato generalmente almeno la metà contrattuale. Per quello che riguarda invece il fondo pensione, in realtà per quello che sono i riscatti anticipati sulla mia scelta, ok, quindi quei famosi 75% o 30% per le motivazioni che ho detto prima,
La penalizzazione è da un punto di vista fiscale, perché nel momento in cui io vado a prendere un anticipo, ecco che lo Stato me le va a tassare al 23%, cosa che in realtà rispetto poi ai capitali finali è una tassazione ben superiore, che invece poi ne parleremo nell'ulteriore confronto dei prodotti, è una tassazione comunque sui prodotti a scadenza inferiore. Diciamo che quindi sostanzialmente non ci sono penalizzazioni da un punto di vista fiscale nei prodotti assicurativo e non assicurativo, ma ci sono penalizzazioni in termini di durata contrattuale, definiamola così, ci sono penalizzazioni fiscali nel discorso del fondo pensione. Quindi diciamo che alla fine il compito nostro è quello comunque di fare diciamo un check-up del soggetto, esatto, che abbiamo di fronte, delle sue ovviamente necessità, e valutare quali dei tre prodotti gli si addicono in maniera migliore, certo, diciamo, certo, no? Quindi si va a valutare quelle che sono proprio le caratteristiche e lo status della persona, no? È ovvio che se una persona si mette in testa di crearsi una vera e propria pensione integrativa, forse a quel punto, Matteo, soprattutto dal punto di vista fiscale, perché ci sono, come abbiamo detto le altre volte, le aliquote che vengono applicate a seconda del reddito, è ovvio che il fondo pensione ha il suo perché, certo, rispetto, certo, agli altri due. Certo. Se invece uno vuole costruirsi quella che spesso tu chiami musina a lungo termine, allora si va a scegliere il prodotto assicurativo e non assicurativo. Poi il discorso assicurativo e non assicurativo si sceglie sempre col soggetto a seconda che abbia famiglia, e quindi si andrà a scegliere l'assicurativa, certo, certo. Se non ha famiglia tendenzialmente e non ha neanche, diciamo, in progetto di far famiglia, si tende a massimizzare il risultato con il prodotto non assicurativo. Esatto. Io adesso farei un rapido confronto sull'aspetto pagamento premi, che è molto, molto veloce, insomma, ecco, però anche là ci sono delle differenze, insomma, tra i vari prodotti. Tu parli ti riferisci alla modalità di pagamento? No, mi riferisco alle opzioni, tra virgolette, nel versare i soldini annualmente. Quindi frazionamenti possibili, possibilità di sospensione, cioè diciamo tutto quello che è legato al mettere via sti soldi, insomma, legati a ogni tipo di prodotto. Le differenze, diciamo, su questo. In quello nei primi due, quindi assicurativo e non assicurativo, si decidono di 100 euro e ovviamente in sostanza mensili, supponiamo, l'importo resta quello fino alla durata della scadenza, a meno che il soggetto non decida di aumentare il premio. Il fondo pensione, diciamo, ha dei versamenti, certo, si possono concordare 100 euro, ma ha dei versamenti più liberi, nel senso che se il soggetto un anno non ha la possibilità di versare nel fondo pensione non ci sono penalità, cioè c'è la possibilità di versare nel fondo pensione nel momento in cui si hanno i soldini. Ovviamente se non versa non c'è il beneficio fiscale, quindi forse da questo punto di vista il fondo pensione è un attimino più elastico, se, certo, ti riferivi a, certo, questo. Sì, diciamo che appunto quello che volevo paragonare era l'aspetto che comunque nei prodotti assicurativo inteso con copertura vita, non assicurativo inteso senza copertura vita, c'è comunque una cadenza di versamento costante da mensile a bimestrale, cioè tutto quello che possono essere i vari frazionamenti. Nel discorso del fondo pensione a monte c'è comunque la possibilità di fare lo stesso tipo di discorso, ma comunque con la possibilità di sospendere, riprendere, senza dover, diciamo, attivare delle modulistiche o delle procedure burocratiche, che invece anche negli altri casi comunque ci danno la possibilità di sospendere il prodotto per dei tempi che comunque non vanno oltre i 2 anni, ma che comunque poi richiedono per la riattivazione tutta una serie di procedure. Quindi le possibilità ci sono, ma sono molto più complesse rispetto al fondo pensione. Mi hanno avvisato che stiamo sforando, come quasi ogni volta, il nostro tempo, quindi anche oggi abbiamo affrontato, riepilogando e affrontando nuovamente, due caratteristiche per ogni singolo piano d'accumulo che prendiamo in considerazione. Ci rivedremo la prossima settimana, sempre su questa rete, definiamola così, probabilmente da un altro posto, e prevediamo con Matteo e Martino. Vi saluta e ci vediamo la prossima settimana. Un saluto a tutti.